Salve ragazzi e benvenuti a questo walkthrough della corona del vecchio Re Ferro. Sono Iata e vi accompagnerò in questa esplorazione. Come avrete visto forse dal precedente video, ci troviamo a Forte Ferreo, dove è presente l'ingresso a questo DLC. Nel caso specifico ho utilizzato il falò dell'idolo di Aegil, anche se che è il più vicino. Ci liberiamo di questo. Vai, vieni qui. Fai bravo. Allontaniamoci un po', almeno ci insegue. Perfetto. Preferisco non combattere eccessivamente con quello, perché a causa di un utilizzo smodato di falò ascetici quest'area i mostri sono di livello alquanto alto. Allora, raggiungiamo il falò primordiale. Così qui. Praticamente, e ecco che magicamente, come abbiamo visto anche nel precedente DLC, è stata aggiunta una parte con un pratico altare. Allora, leggiamo le descrizioni. Proibita la strada per il dominio dell'antico re. Con l'acqua prosciugata e la via assente, l'infelice tentazione è allontanata. Nella torre del vecchio re di ferro risiede una figlia dell'oscurità, Aia. Ne parleremo dopo. Gli intrusi affronteranno avversità degne di un monarca. Sempre richiamo a colui che deve prendere tutte le corone. Allora, eccoci qui di nuovo, l'altare identico a quello del santuario d'inverno e anche di quello che abbiamo visto nel DLC precedente. Eccoci inoltrarci nella nuova area. Quella porta fino a ieri era chiusa a causa della mancanza dell'oggetto chiave, che adesso vi mostrerò. Eccola qui. Chiave di ferro pesante. Un pezzo di ferro a forma di chiave. Oltre l'altare nelle profondità del Forte Ferreo e oltre una porta si cela una torre che il vecchio re di ferro utilizzava per produrre il ferro. L'incredibile peso di questo blocco di ferro ricorda l'incommensurabile forza del re di ferro. Tra l'altro, se non mi ricordo male, prima veniva tradotto in un altro modo. Questa scritta compare un po' sotto. Per quanto è elaborata questo messaggio, credo sia fatto dagli sviluppatori e non da un player. Prova fantasma. No, ovviamente non c'è. Abbiamo visto queste figure anche nel precedente DLC e io almeno l'ho interpretate come un memoriale ai morti, visto che se ne trovano anche nella caverna dei morti. Comunque, vediamo anche l'altra parte prima di inoltrarci all'interno della nuova area. Anche questa è una e speculare al precedente. Donna richiesto più avanti e poi doppie armi. Scopriremo se ha un senso questo. Ok, adesso iniziamo la vera area e apriamo con la nostra nuova chiave. Già, qualcuno qui morto non mi fa ben sperare. Aspettiamo sia solo per il PvP. Allora, qui abbiamo il pratico ascensore. Ah, subito una nebbia, quindi potremmo iniziare male la cosa. Beh, che dire. Magnifico. Proseguiamo. Come un sogno, giustamente. Quindi da quello che abbiamo visto, o letto per essere più precisi, dalla chiave, il luogo in cui ci troviamo era dove il vecchio re ferro produceva il ferro, quindi, per cui era celebre. Tra l'altro questo DLC, a differenza del precedente, ci dovrebbe dare una nuova panoramica su un personaggio del gioco principale, ovvero il vecchio re ferro. Non mentre il Sunken King, cioè il re sommerso del primo DLC, era una figura nuova. Con gli oggetti. Non riesco a capire cosa sia questo. Pugno della forgia. Che non ho la più pallida idea di cosa sia. Distruggi l'idolo cinereo. Un cuneo di ferro forgiato in queste terre distrugge l'idolo cinereo. L'idolo cinereo è molto importante per Nadalia, la quale, avendo rinunciato alle carni, affida la sua essenza ad esso. Allora,
dal nome femminile e dalle descrizioni che abbiamo trovato all'inizio che parlavano di una figlia dell'oscurità, suppongo che qui troveremo una, nuovamente un frammento di Manus. Per capirci, se avete visto il precedente DLC, è Lana o la trama, o anche quella che compare nella trama principale del gioco, che per chi in caso non l'avesse ancora finito, preferisco non spoilerare. Torre nebbiosa. Lì c'è un tesoro. E il falò. Diamo precedenza al falò, giusto per prevenire problemi. E cerchiamo di recuperare il tesoro, che ovviamente non è facilmente recuperabile. Ok, allora avanziamo per ora, visto che non vedo un metodo semplice per raggiungere le catene, sono, a meno che non si possa colpire la catena. No, ok, non ci arrivo. Andiamo. Allora, è immune ai danni, ma il cuneo che abbiamo trovato prima li distrugge, quindi presumibilmente sarà una meccanica molto importante questa dei cunei, e non possiamo neanche... Anima di Natalia, sposa della cena. Inizio a essere leggermente confuso. Anima di Natalia, sposa della cenere, che rinunciò alle carni e vagò per la torre nebbiosa. Quando Natalia giunse in queste terre, il re che cercava non c'era più. Scoraggiata, rinunciò alla propria anima e si aggrappò alle vestigia del vecchio re. Questo è solo un frammento di un'anima e non può più essere, e non può essere utilizzato in questo stato. Quindi presumibilmente dovremmo raccogliere i frammenti di Natalia per poi ricostruire l'anima originale. Tra l'altro, visto le esplosioni di fuoco randomiche che probabilmente ci potranno colpire, preferisco utilizzare, alzare un pochettino la mia difesa alle fiamme. Esploriamo velocemente quest'area, questa zona. Qui se cadevamo probabilmente la morte. Allora, ci abbiamo due strade. Anello più avanti. Qui. Allora, nel dubbio esploriamone una, magari se ci troviamo bloccati torniamo indietro. Allora, antico balsamo della crescita, quindi l'anello non l'ho ancora visto, forse non l'ho trovato io. Ok, qui c'è una piattaforma che spero non ci crolli sotto. Ok, sotto il nostro peso, perfetto. Tra l'altro non sono riuscito a capire le parole, ma avete notato quando ho preso il frammento dell'anima la voce in sottofondo? Era femminile, quindi probabilmente forse di Natalia stessa, dei sussurri provenienti dall'anima. Molto, abbastanza criptico, devo dire. Ah, morti, morti. Anche qui però si sentono. Quindi probabilmente, forse è la vicinanza di un frammento dell'anima e quindi ci sia... No, ok. Ok, è andato giù abbastanza velocemente. Tra l'altro credo, essendo questi nemici, o probabilmente tutti quelli della zona, pesantemente armati di ferro, che la nostra arma infusa di elettricità sia particolarmente efficace contro di loro. Continuiamo l'avanzata perché non vedo altre strade. Ah, potremmo trovare degli oggetti sfondando. Niente. Andiamo. Molti morti, quindi suppongo. Ok, lì c'è un cadavere. Quindi li trisciottiamo. Allora, sono abbastanza veloci, è vero, però non sono... Il danno singolo
Ok. Non è eccessivo per il colpo. Il problema è finire stunloccati da una combo completa. Fortunatamente la nostra arma qui ci viene abbastanza in aiuto. Fa attenzione da dietro, come sempre nella vita. Allora, prima raccogliamo quell'oggetto, che forse è questo fantomatico anello che ci ha spinto a scendere. Qua rossa, come non detto. E poi proseguiamo. E qui. Pensavo fosse un nemico che spuntava dal pavimento. Eccoci qui. Lì vedo un qualcosa muoversi che non è molto tranquilla. Sono più avanti. Prova a girare. Balsamo erba nera, che in questo momento non mi viene precisamente in mente cos'è, ma dovrebbe essere, se come gli altri balsami, un buff temporaneo a una qualche stat. Falce più 7. Buona. Che forse c'è un collegamento con Adalia, perché una delle sue due sorelle utilizzava una falce e l'altra un'ascia. Quindi comunque armi ad asta. Pietra prismatica. Devo essere sincero, se sono questi i tesori che per i quali ho scelto la strada, sono rimasto vagamente deluso, però vedremo se dovrò ricredermi più avanti. Ok, qui giustamente. Ah, questo è un baule vero. L'asta di dianeite, che già ne vale la fatica. Allora, qui se non ho capito male, dovremmo ritrovarci esattamente dove potremmo arrivare scendendo da fuori. Ma probabilmente qui è più pericoloso, perché ci troviamo proprio in mezzo. Occhialina. Allora, c'è un altro idolo cinereo. Continuo a sbagliare la parola. Nemici, un nemico. In mente di testare loro. Ok. Ho avuto la vana speranza che le scale le avrebbero bloccati. Un po' ingenuo da parte mia, in effetti, però. Allora, quindi io ho intenzione che corro e cerco di bloccarlo prima che possa farmi qualsiasi cosa. Ok. Backstab riesco a one shotarli. Buono. Allora, il danno non è elevato, ma l'equilibrio che portano via è veramente notevole. Mannazione. Quindi un colpo preso male da loro e ci troviamo un altro frammento. Chissà se staccano in inventario o semplicemente diventa più grande l'oggetto. No, staccano in inventario. È abbastanza banale, pensavo sarebbe stato meglio se l'anima diventasse pian piano più grande. Sfruttiamo un po' di... Perfetto. Neanche questo non lo so. Credo che ancora non mi è chiara la topologia di questa quest'area. Ci sono molti bivi. Nel dubbio preferisco non... So che me ne pentirò, ma in caso fosse una scorciatoia è buona norma aprirla. Ok, no, solo nuova area. Quindi finiamo di esplorare prima di qua. Magari cercando di raggiungere un... Anche lui è andato giù. Ah, meno, abbiamo fatto bene a tornare indietro, visto che qui c'è tutto sommato solo un oggetto. Danza del fuoco. Che dovrebbe essere una nuova piromanzia, credo.
Danza del fuoco, eccola qui. Piromanzia creata dal mago Aegil, letale suddito del vecchio re di ferro. Invoca fiamme in movimento in un'area bersaglio. Il fuoco sembra danzare e costringe le vittime a ballare con lui. È abbastanza poetica l'ultima parte. Adesso, quindi Aegil, sappiamo adesso che era effettivamente un piromante. O anzi, nel futuro, cioè, in Dark Souls 2 la piromanzia è strettamente correlata alla stregoneria, quindi potrebbe essere semplicemente uno stregone. Comunque almeno sappiamo chi sia, visto che c'è un falò che porta il suo nome, anche se lo chiamano idolo di Aegil, quindi forse era un minotauro, mi sembra strano, ma potrebbe essere. Proseguiamo intanto. Qui se scendo probabilmente non mi fa più risalire. Quindi vediamo prima di qua cosa c'è. Allora, continua a spaventarmi ogni volta che soffia fuoco, perché mi ricorda il soffio di fuoco delle viverne varie. Prova fuoco, prova scontro a distanza, prova scontro a distanza, piromanzia. Quindi io, non essendo armato di piromanzia, riesco a liberarmene così. Se tutti mi dicono di stare alla larga, un motivo ci sarà. Probabilmente quelle botti esplodevano, credo, però più di quello. Ok, ho capito il problema. Se ci viene addosso ci avrebbero fatto esplodere questa polvere da sparo. E non mi pare ci sia niente. Ah, c'è la scala. Va bene, scendiamo. Sapendo che era così corto, uno si sarebbe semplicemente potuto buttare. Allora, quella è la creatura che abbiamo visto prima, ma credo si sia suicidata con il fuoco. Beh, ottimo. Da questo credo che sia non la strada principale per scendere, e che quindi probabilmente ci avrebbe fatto una qualche agguato. Ok, ora ho capito cosa sarebbe successo utilizzando il fuoco. Ora, se ci spostiamo qui dovrebbe passare in mezzo alle fiamme. Perfetto. Lì non mi sembra ci sia nulla, a parte i resti del poveraccio che ci voleva uccidere. Ma non hanno lasciato troppo, quindi non sapremo mai che forma aveva bene prima della morte. Ok, proseguiamo, sperando di trovare qualcosa di succoso. Oppla, uno solo. Qui il pavimento è rigido, quindi dubito possa essercene un altro nascosto sotto la... Anche questo è andato. Non sono riuscito a leggere il messaggio qui davanti. Trio, più avanti fai attenzione a spirito oscuro. Quindi probabilmente verremo invasi da... punto da tiratore? Chi possiamo colpire qui? Non vedo nessuno. No. No. Allora, comunque ci aspetta a quantomeno un combattimento più impegnativo da quello che ho letto. Li frego io per sicurezza, se abbiamo delle spell perché non usarle, fin dei conti. Vabbè. Ho trovato un perché, penso. Dicevano trio, io qui ne ho visto solo due, quindi a meno che questo non sia un mimic, ma non lo è perché l'ho colpito per sbaglio e non mi è successo nulla. Cestus più 8. I Cestus sono effettivamente tirapugni, essenzialmente. Buono, perché a conti fatti ne volevo provare alcuni, quindi... però dicevano trio, quindi non mi fa star tranquillo che ho beccato soltanto due nemici. Voilà. Falò più avanti, prova a destra. Quindi
palo più avanti, prova a destra. Perfetto. Ritirati. So di fare una cavolata tu. Ok. Almeno siamo con le spalle coperte per un po'. Non mi fido molto a inoltrarmi in questa. Ok. Urrà per zona sicura. Allora, lì c'è una nebbia, quindi forse è il caso di esplorare prima quest'altra zona. Mi ha fatto prendere un colpo, pensavo fosse un nemico. Non si apre da questo lato, quindi probabilmente da qui apriremo uno shortcut per tornare qui. Non riesco tuttora a capire che cosa è. Proviamo a farci aggrare. Il problema è che da quell'angolatura dubito che il nostro scudo protegga un granché. Ok. Tirenia scintillante per 3, ottimo, veramente ottimo. Altro al falò. Ok, come ho detto. Non ho più pallida idea di come raggiungerlo in questo momento. Allora, riposiamo al falò. Andiamo. Allora, ecco una nuova area. Vediamo un po' intorno. Non mi sembrano di vedere strade ovvie o meno. Quindi allora, se non mi ricordo male, qui c'era dell'acqua nel forte ferreo, in quelli vasi. Forse qui verranno utilizzati per raffreddare il metallo. Allora, proseguiamo. E ci troviamo con un carrello che non so bene come si sposti. Dei passi non rassicuranti. Probabilmente questo qua si muoverà con qualche meccanismo che troveremo più in là. Quindi si può scendere da lì. O fare. Probabilmente questo lo sbatteremo giù su questo e cadremo. Quindi l'unica opzione sensata, a meno che di saltare così, ma preferirei evitarlo. A causa della mia incapacità nell'atterraggio soprattutto. Allora, quelli mi preoccupano perché non so che succede a contatto, quindi nel dubbio li butto giù. Quindi mi rimarrò. Ah, li ho buttati giù nel vero senso della parola. No, ma il fatto che si sia chiusa quella botola non mi lascia molto tranquillo, vuol dire che qualcosa è accaduto, ma io non so cosa. E non è mai un bene. Morti non uccisi da me, anche questo non è un bene. Fai attenzione a attacco. Non ne vedo altri. Gemma vitale radiosa. Lì abbiamo un nuovo amico, non proprio. Allora, questa zona non mi dà molta sicurezza. Forse c'è un'altra via per scendere che non comporti l'essere disperazione, giustamente. Ritirati. Allora. Abbiamo 1, 2, 3, troppi nemici, però qui c'è un'altra strada, magari è una via più sicura, ne dubito, ma sia mai. Non si apre da questo lato nemmeno questa.
Quindi significa che il gioco probabilmente vorrà farci scendere giù e darci una bella batosta. Scherzando ridendo, forse è addirittura meglio scendere da qui. Ci troviamo. Vabbè. Proviamo la via classica e poi in caso scendiamo da quella non classica. Speriamo che non aggrino da una distanza eccessiva, a parte quello. Vana speranza la mia, lo so. Meno nemici davanti, ne avremmo aggrati di meno quantomeno. La situazione lì è brutta, quindi forse conviene semplicemente spostarsi. Potrei scendere usando il malocchio per proteggermi almeno all'inizio. Vediamo un po' che si può fare, anche perché il tempo per il video sta per terminare, vorrei almeno finire quest'area, altrimenti ce la lasciamo per l'inizio della prossima parte. Aspettavo esattamente così la cosa. Io ho provato almeno a togliermi dalle scatole l'idolo che continuava a buttarci addosso piromanzia. Allora, riflettiamo. Tanto di cappella a From per questo scherzetto, se lo si può definire così. Allora, mi sembra di aver capito che la prima volta scendendo dalla parte standard ci eravamo beccati meno danni, cioè meno danni, meno aggro istantaneo da tutti. Quindi proviamo a seguire la strada standard. E non era. Attenzione all'attacco. Esatto, potendo buttare questi barili di sotto sarebbe tutta un'altra storia. Bomba nera, ecco.
abbiamo buttato giù un altro. Riuscissimo a farli avvicinare tutti così, sarebbe, non dico facile, ma quantomeno più facile. Allora, proviamo a farci vedere un pochettino. Aia, freccia nel ginocchio. Ok, ne abbiamo tolti, ce ne siamo tolti dalle scatole due. Adesso rimane il tizio grande, l'arciere e l'idolo. Cerchiamo di essere al top. Tra l'altro non so precisamente cosa aspettarmi dal punto di vista dei danni dal bestione. Non ci vedo niente. Sarebbe utile sapere se respawna o no questo bestione. Anche di questo togliamoci dalle scatole l'arciere. Ovviamente l'idolo comincia a fare come gli pare. Usare il cuneo, sì. E anche questo è fatto. Adesso, visto la mancanza di tempo, raccogliamo i due oggetti. Anello del quarzo della fiamma più 3, ottimo, veramente ottimo. Allora, sostituiamo l'anello, apriremo questa, tireremo questa leva e interromperemo qui questa parte del, questa prima parte del walkthrough. Vi invito, se vi è piaciuto questo piccolo episodio, a mettere mi piace e a iscrivervi al canale. Alla prossima, ragazzi. Ciao!